Fatuyo si jajalano. Fatuyo si jajalano. Fatu fai fai fatu fatu bele masi yo fatuyo si jajalano. Mari 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 mari. Grazie tutti, non pensavo di arrivare a questa età, però ci sono e verrò sempre. E Pogliana che c'ha 8-9 anni che fa? Il lavoro non sarà garantita la libertà. Finché non vi sarà sicurezza sociale, non vi sarà democrazia politica. O noi realizzeremo interamente questa Costituzione, o noi non avremo realizzato la democrazia in Italia.
Questo è il senso della nostra lotta. Istituzioni nate dalla resistenza e dalla guerra di liberazione. Vi chiedo di accoglierla con un applauso. Fuori fascisti! Buongiorno a tutti. Buon 25 aprile a tutti. Oggi, se siamo qui, è per rendere omaggio e per celebrare, non perché sia una consuetudine, ma perché ci crediamo davvero, per celebrare tutte quelle persone che 70 anni fa hanno deciso di opporsi contro il regime nazifascista e hanno dato anche la vita perché noi potessimo essere qui e esprimere le nostre idee, come alcuni di voi lo stanno facendo. E quindi è grazie a loro che siamo qui. Ed è grazie a tutte quelle persone che anche con bandiere diverse riconoscevano una cosa sopra tutto il resto: il valore dell'antifascismo. Questo è il collante comune a tutti noi, a tutte le persone che decidono di combattere, il fascismo, il totalitarismo, i nuovi fascismi, le nuove dittature. E questo è l'impegno che ciascuno di noi deve portare avanti nel modo che più gli è congeniale, ma secondo i modi che la Costituzione riconosce, tutela e garantisce, quella Costituzione che garantisce a ciascuno di esprimere il proprio pensiero. Ci sono momenti come questo nel quale dobbiamo pensare al motivo per il quale si celebra questa ricorrenza e dobbiamo pensare al fatto che questo giorno deve essere celebrato ancora e ancora e ancora, perché c'è qualcuno che forse vorrebbe iniziare a passarci su, perché i fatti sono passati, e io dico di no, perché se noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare al futuro con speranza, dobbiamo farlo con i piedi ben piantati, non solo nel presente, ma in quella che è la nostra identità storica. E la nostra storia fa parte di quello che siamo oggi, e dire che siamo antifascisti è fondamentale per riuscire a tirare una linea tra ciò che è tollerato e ciò che non è tollerato. Da quest'anno il Comune di Roma ha deciso di accogliere con un evento in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, tutte quelle persone e quelle associazioni che continuano a lottare per ricordare i valori della resistenza e della liberazione. E anche il Campidoglio, anche l'istituzione di Roma vuole essere presente da qui in avanti con un evento che accolga tutti, che metta insieme tutti per ricordare le nostre radici, il nostro presente e il nostro futuro. E questa è la direzione nella quale continueremo ad andare. Buon 25 aprile a tutti. Grazie sindaca.